Day 2015, una festa strepitosa, davvero particolari sino alla fine, che hanno reso veramente questa giornata una festa, una manifestazione, non un ricordo, perché Loredana c'è. Assolutamente sì, e le cose vengono bene soprattutto quando sono fatte con il cuore, e Loredana è nel nostro cuore, non poteva essere diversamente. Tante squadre, da Reggio Calabria, Bagnara, poi ancora Bovalino, Locri, Roccella, Polisportiva, Gioiosa Marina, insomma il meglio di quello che vivete durante l'anno con il mini basket e con i ragazzi più grandi. Certo, certo, solo che purtroppo i tempi di una manifestazione sono molto ridotti, avremmo potuto fare qualcosa forse di meglio, però vedere tanti bambini all'opera è un buon segno sia per il movimento sia per noi che diamo l'anima per questo sport. Hanno messo all'opera la loro tecnica e poi ci sono stati i giochi ludici ai quali hanno partecipato anche i genitori, un bel modo di fargli vivere lo sport insieme. Certo, certo, vedere il genitore che gioca con il figlio e capisce il figlio che è un gioco è qualcosa di splendido. Cioè lo sport non deve essere solo vincere, ma deve essere partecipazione, e loro lo hanno dimostrato per tutta la durata del torneo. Polisportiva Gioiosa Marina, una famiglia che continua ad operare insieme alle altre, quindi grazie ai genitori, grazie alla fiducia, grazie alla partnership e grazie soprattutto al lavoro di questa dirigenza. E purtroppo una famiglia un po' falcidiata da eventi che sono eventi naturali, gente che va via per lavoro, e purtroppo siamo rimasti in pochi. Teniamo duro finché è possibile e finché la gente ci dà la loro fiducia e ci dà il sostegno, perché senza il loro sostegno non potremmo vivere. E ringraziando soprattutto i collaboratori e le istruttrici che veramente dimostrano di avere nel cuore la nostra attività e questo sport, e i bimbi, soprattutto i bambini, che sono il vero patrimonio della nostra società, e per società non intendo solamente la Polisportiva, ma la società tutta. E come finisce la manifestazione? Ciao Lori!